Ciao a tutti e benvenuti qui a un nuovo quick tip, questo terzo quick tip. Allora, vediamo un trucchetto per inserire una pagina web nel nostro doc, che può capitare che ci servano immediatamente delle pagine web, come per esempio delle pagine web preferite. E vogliamo accedere immediatamente a queste pagine web. C'è un trucchetto semplice, alla classica maniera Apple, cioè con il drag and drop, e anche abbastanza simpatico. Innanzitutto dobbiamo aprire il nostro browser web. Io uso per esempio Safari, potete usarlo anche voi, ma va bene qualsiasi, anche Mozilla, Firefox, va bene, dopo vediamo. Tanto apriamo Safari, che è quello che è proprio fatto dalla Apple. Safari è il nostro browser web, che vedremo anche con gli Apple Videoblog come qualche funzione. Allora, dovete innanzitutto aprire il sito che vi interessa. Per esempio, io apro il mio Videoblog. Poi andate nella barra dell'indirizzo, qua in alto dove inserite l'indirizzo, c'è cioè http:// slash, poi www, eccetera. L'URL. Allora, cosa dovete fare? Vedete qua accanto che c'è un'iconcina del web, della pagina. Può esserci, non esserci, comunque di solito c'è. Come fare? Beh, prendete questa iconcina piccolina, per esempio qua c'è il simbolo del TK, e prendete e lo trascinate, vedete, nel doc. Le icone vi fanno spazio apposta, lo rilasciate e vi appare una molla con sopra la chiocciola. Questo qua è il nostro collegamento. Infatti, se chiudiamo e poi clicchiamo, ecco qua, che ci si apre immediatamente la nostra pagina web. Come ho detto, potete farlo con qualsiasi browser web che vogliate. Per esempio, apro Firefox. Vedete qua avete la vostra nell'URL, barra di indirizzo, avete la vostra icona del sito, la prendete e la trascinate nel doc. Le icone fanno, come ho detto, spazio e qua avete il collegamento direttamente dal doc. Per eliminare una volta questo collegamento, come fare? Alla classica maniera, Apple, lo prendete lo rilasciate. E sfornirà nella classica divertente nuvoletta. Per questo quick tip abbiamo finito. Grazie per avermi ascoltato. Ciao a tutti e al prossimo quick tip.